When the arbutus tree is in bloom, the bees are simply unable to resist. Also known as the corbezzolo or strawberry tree, it bears its fruit and blossoms at the same time and can be found in the Gallura hinterland in northeastern Sardinia. The prized corbezzolo honey from the blossom of the tree is used in jams or for sweetening seada pastries filled with Sardinian cheese. Other popular local delicacies include chiosoni pasta and sweet pastries. In the kitchen, Mattia Pina has to keep up with her mother-in-law, Franca Corda. Franca, vai più là, stai venendo tutta qui. Di nuovo? Ma perché mi sgridi sempre? Recipes with very few ingredients are typical of the region. Just flour, cheese and meat. Mi piace tanto cucinare, in particolare mi piace fare la zuppa gallurese, in pratica la zuppa montina. Però la ricetta ve la darò dopo, non abbiate fretta. It's late October. The sun is a little higher in the sky and the bees are finally emerging. Franca and her husband Renzo are checking on their 3 dozen beehives to see if the bees have been busy. The smoke calms the bees, which allows Franca and Renzo to take a good look inside. They take out the walls of the honeycomb, which will be processed later. Cominciando a mettere qualche cosina adesso, purtroppo non ci sarà più speranza di fare di prodotto di miele, andare avanti. Siamo già in ritardo della fioritura, con la siccità che ha fatto, siamo un mese e mezzo in ritardo. The arbutus trees that are so loved by the bees do not usually flower until October at the earliest. The fruits grow so slowly that they hang on the tree together with the blossoms. The colder and shorter the days, the less nectar and pollen the bees collect, making corbezzolo honey a rare and expensive treat. Few beekeepers are quite so adventurous, but Franca and Renzo also produce other types of honey throughout the year. Today they're breakfasting next to the beehives. Mettine di più, che è più buono. The Sardinian flatbread is topped with last year's corbezzolo honey. Today's harvest still needs to be extracted. Se prendono l'odore vengono subito. Forse perché è molto amaro. Dopo dà un buon retrogusto, perché senti tutti i profumi del corbezzolo, anche nel caffè. Si sente proprio l'aroma del corbezzolo, del fiore. E quindi il caffè, anziché addolcirlo molto, lo addolcisce un pochino, però gli dà il retrogusto del corbezzolo. Un caffettino col miele amaro. No, adesso è aromatico. C'ha l'aroma del corbezzolo. Beh, buono è buono. Ci sono delle persone che non apprezzano il miele amaro, però una volta che poi lo assaggiano, piace anche tanto.
perché è anche medicinale. Fa bene per le bronchiti, per l'asma, per lo stomaco. È un antibiotico naturale. Not far from the town of Monti, between cork oak forests and wine terraces, is Franca and Renzo's farm. Together, they cultivate their vines and meadows. Farming is their main occupation. Daughter-in-law Mattia is helping Franca to cook for the family and picking up a few tips as she goes along. Lo sai che l'altra volta ho provato a fare gli gnocchi? Eh? Però mi sono venuti una schifezza, non erano buoni. Come mai? Che farina hai usato? La 00. No, devi usare la farina di grano duro rimacinata. E perché quella? Perché vedi che più, anche a me anche il colore. Perché la farina 00 è buona per i dolci, questa è buona per le paste. Per tutti i tipi di pasta, ravioli, gnocchi. Allora è per quello che non sono venuti buoni. Eh sì. Comunque guarda, la mia è più liscia, la tua è ancora ruvida. No, guarda. Lavora. È liscia anche la mia. Dai, dalla a me che la finisco io. Sei sempre la solita che vuoi fare sempre tutto tu. Dammi che la mischio con la mia. Sei sempre la solita che vuoi fare tutto tu da sola. Certo. Quando la pasta è bella liscia vuol dire che è ben lavorata. Vedi, è già pronta per fare gli gnocchi. Questa adesso la metto nella grattugia e faccio gli gnocchi. The back of a kitchen grater gives the pasta its form. Vedi, non devi schiacciare né tanto e né poco. In mezzo devono essere proprio vuoti. Devi, guarda a me. Prendi questo così e ti tagli la misura. Vedi i pollici, guarda. Quindi questo è grande? No. Più o meno. Non riesco, vedi? No. Non fa per te. Mi sa che devi ancora imparare. Insomma, un po' frustrata perché tante volte che ci provo non mi riescono bene. Però dai, in compenso so fare altre cose e va bene così. Imparerò, ci sarà tempo. Franca sprinkles a little more flour over the chiossoni pasta. Corri così, se no si appiccicano. Dai. The pasta then goes into strongly salted boiling water. Adesso quando sono cotti salgono a galla. In the next room, Renzo and Roberto, one of their two sons, uncap the combs that Renzo and Franca brought home from the beehives, which frees up the honey for extraction. Non tutte le annate sono buone. Dipende molto dalla pioggia che fa d'estate. E poi dipende sempre dalle piante. Se hanno sofferto siccità, a volte ne scende il fiore ancora prima di fiorire. Quindi è molto pregiato per quello, perché se ne produce sempre poco. Qui danni qualcuno pieno. Roberto places the combs in a centrifuge, which flings the honey from the combs at high speed. Corbezzolo honey from arbutus blossom is rich in polyphenols and is thought to have anti-inflammatory properties. The chiossoni pasta is now cooked and ready. Franca serves it up with a wild boar sauce. Avevo una fame da lupo. Quando va il lupo e si mangia l'agnello. Uguale. Uguale. Qui i lupi non ce ne sono. L'ho fatto io il lupo. Passato un bollicolo. The long hoped for rain has finally come. Perhaps just in time for the arbutus trees to blossom and the trees to produce a little more honey. Mm-hmm.
Sandro Padre's dairy is situated on a plateau. Franca and Mattia have come to buy some cheese. Guarda, se ti piace, assaggia. Secondo me va bene per le zuppe questo. La stagionatura giusta. Molto. Saporito. Secondo me va bene, va bene. Queste sono le perette, Fra. Cosa ti servono? A noi ce ne servono due per la zuppa e, okay, una per la seadas. Allora, due per la zuppa vi posso dare queste qua che hanno 7-8 giorni. E per le seadas vi posso dare queste più fresche. Va bene, sì. Va bene, allora, le prendiamo. Due per le zuppe e una per le seadas. Okay. Peretta is a mild Sardinian cow's milk cheese that's used above all for seadas, pastries filled with cheese. Also for this dough, Franca uses durum wheat flour, as well as lard, salt and water. The cheese is grated. Le seade solo con la peretta si possono fare o si può mettere anche qualche altro tipo di formaggio? Fanno anche altre varianti, però quello più adatto è la peretta. A volte lo fanno anche con la fontina, voglio dire, con le sottilette, ma non è una seadas, è un pasticcio. Io ho finito. E anch'io, adesso mi faccio le sfoglie. La prima volta, poi la mischio. La ripasso una Quindi seconda. Io la taglio un'altra volta. Sì, dopo la tagliamo, facciamo di nuovo le sfoglie. Portions of grated peretta cheese are placed on the wafer-thin rolled dough, then covered with another sheet of dough. The cheese should be fully encased. A far uscire bene l'aria, altrimenti quando friggono poi scoppiano e ne esce tutto il formaggio. With the rotilio, a dough cutter, Franca cuts out the seadas and gives them the right shape. Ecco, questa è la Sardegna, vedi? I dolci nostri tipici. Sweet seadas are eaten with honey. For this, Franca heats the corbezzolo honey until it's very runny. The pastries are deep fried in oil. In the past, an unsweetened seada pastry would be a full meal for the shepherds and farmers of Galura. Today, they're usually served with honey as a dessert. Il miele scaldato, così in padella, lo prende da tutte e due le parti rigirandola, altrimenti lo prende solo da una parte e non si condisce bene. Così invece con il miele girato, caldo, se lo assorbe la pasta e diventa più condita. Franca's oldest son, Marco, and Mattia have a small farm not far from Marco's parents' country home. He's a warehouse worker and spends what little free time he has outside with his two boys, Alessio and Samuel, and the animals. Mattia has returned with her mother-in-law. Guarda che abbiamo preso. Le galline. Stavano giocando con le galline, stavano da mangiare. Fate bravi, eh? Io vado a casa. Ok? Ok. Dai, ci vediamo dopo. Sì. Ciao, ciao. Questo è viziato. Siamo, togli, togli la parola. Ci troviamo benissimo anche in campagna. Prima abitava a Monti. Però diciamo che sono da piccolino che sono stato sempre abituato ad andare in campagna. Anche con i bambini qua giocano e non li facciamo mancare mai niente, anche vanno anche in paese. Però qua sono liberi, si sentono liberi anche loro, come ci sentiamo liberi anche noi. È un momento proprio di relax, pace totale. Thank you.
Franca and Mattia are also interested in the fruits of the arbutus trees. Together with the children, they're looking to see if they are ripe. No, quello era mio. No, guardale, guarda questo. L'ho visto prima io. They have to be careful not to eat too much fruit from the tree. After eating a fruit, the Roman scholar Plinius the Elder is said to have exclaimed, "Uno idu, I will only eat one." Eat too many and you risk getting a stomachache. Guarda, vieni. Metti i piedi su. Tieniti al ramo. Metti il piede su. Bravissimo. Prendi quello grande grande. Quello. Bravo. Bravissimo. In autunno, quando le giornate lo permettono, che c'è il sole, veniamo spesso coi bambini e li raccogliamo. Però, visto che così mangiati dalla pianta non se ne possono mangiare tanti, allora faccio la marmellata che a loro piace tanto e poi faccio la crostata proprio con la marmellata di corbezzolo. In the municipality of Monti, in the heart of Galura, the dead are remembered on the 2nd of November, as in all predominantly Catholic regions. Here, on All Souls Day, the children go through the towns and villages and ask the locals for sweets, actually for the dead. Cosa volete? Quello che vuoi tu. Succo di frutta? Grazie! Ciao! Ciao! Today, Franca is in Monti in her town apartment. She's cooking matza frisa and as a byproduct making an ingredient for the Galura soup. Allora, la mazza frissa è la panna che viene cotta con la semola, con un po' di semola per addensarla, poi tirerà fuori un grasso, che questo grasso lo usiamo per fare la zuppa gallurese, che si chiama otsugasu. Otsugasu, literally translated as cheese oil, is the traditional fat that farmers used to make from cow's milk. Today, this practice has all but disappeared, but matza frisa is still one of Galura's most famous recipes. A me piace anche con la pasta. La pasta è molto buona. Oppure col miele. Miele sciolto sopra e mangiata così, come antipasto, come primo piatto, va benissimo. Autumn in Galura is hunting season. Renzo and his two sons have been out since early morning. The objective, wild boar. Marco has been particularly lucky. He has three animals under his belt. His father Renzo was less successful. Not a single boar stepped into his sights. The men pass the time with a game until the food is ready. Murra has been played since Roman times. It's a hand game. The two players must guess the sum of the fingers revealed by the players. Meanwhile, Roberto is making a wild boar sauce. He dices the fresh meat. To keep spirits up in the damp and cold hall, Marco and Renzo keep the fire well stocked. Together with sliced onions, Roberto gives the meat a good searing. Sì, se non si cacciano distruggono tutto. Ce ne sono talmente tanti che bisogna aprire la caccia, sennò entrano dentro i paesi anche. Infatti d'estate, perché sono belli tranquilli loro, entrano dentro i paesi, nelle spiagge, quindi, e poi si riproducono subito, per quello bisogna cacciarli. The meat is seasoned with rosemary sprigs and coarse sea salt. Strained tomatoes and bay leaves round off the wild bear sauce.
To go with the ball, Roberto has boiled a large pot of gnocchetti sardi. Ah, se è bollente. In Monti, the children have all the sweets they can possibly eat. Franca and Mattia are making Nuleddi, a Galurian sweet treat made with almonds, flour and honey that is usually served on special occasions. Quindi visto che questo è un dolce che non faccio spesso, se non viene bene do la colpa a te. Ah, ma guardami che furba. Se invece viene bene, le ho fatte io. No, allora facciamo che se ti vengono male le hai fatte tu da sola, mentre se sono buone le ho fatte io. E tu non ci eri. Vero. For the Nuleddi, they make a dough using durum wheat flour and lard, which is mixed with water and salt and then kneaded, as well as peeled and halved almonds. Oi, oi. Facciamo il contrario. E io faccio le mandorle. No, chi ha voluto impastare? Tu? Dai. No, no, no. Tu ti prendi sempre i lavori più leggeri. A me mi lasci sempre quelli più pesanti. No, no, le hai volute fare tu. Quindi la pasta te la fai tu e io taglio le mandorle. Perché devono essere tagliate bene. Io le so fare meglio di te. La perfettina. Sì. Tu fai tutto bello, io faccio tutto buono. Questo è tutto da vedere. Mattia slowly roasts the almond halves until they begin to turn brown. Stanno iniziando a cambiare colore. Fra, guarda, cosa dici? Sì, 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 sono perfette. Ok. Franca cuts the strands of dough into small pieces about the size of the almond halves. These are then deep fried until crispy. Posso assaggiare uno? Assaggia l'uno, solo uno però, eh? Buono. The corbezzolo honey is brought to the boil together with orange zest and the roasted almond halves. When the mixture has thickened a little, Franca adds the pieces of dough. Il segreto è indovinare la cottura tra le mandorle e la pasta e il miele. Quando si amalgama, devi saper azzeccare la cottura del miele, che non sia troppo dura o troppo morbido l'impasto, perché poi quando lo spiani, se è morbido, cola. Se invece è duro, diventa troppo croccante. The Nuleddi are decorated with hundreds and thousands. Alongside the small animal enclosure is Marco's vegetable patch. It's early November, meaning that there's not much left to harvest. Marco promised Franca that he would bring some onions and carrots for the family meal. While not as pristine as supermarket carrots, they're far more flavorsome. Parsley is more than just a garnish. It's rich in vitamins, minerals, and trace elements. Maria, che sta mi fendi pinghie? Sono gigantesche. Ah. Piangi, piangi. Miso Maria. Ti sei emozionato con le cipolle, da? Che emozione. Marco and Franca are preparing the vegetables for the galura soup. They're added to the stew meat and meat bones, creating a strong meat broth, which serves as the basis for the supa galurese. Grated pecorino is another essential ingredient. No, così comprendi cosa ho di cucinarmi mattina e sera. A vero? Pranzo, a cena, a pranzo e cena. Capirai. Vedrai dopo come fai col braccio. Ai, 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 ai. Supa galurese soup is the regional dish of Galura. The shepherds and farmers of the region never threw away any of their food, even hard flatbread, which is still used in supa galurese. This is layered in the pan before the broth is added. Il pane va fatto a pezzi piccoli e poi la parte ruvida sempre sopra, perché prende tutto il condimento. Invece la parte liscia va messa sotto,
perché sennò diventa collosa. Invece la parte sopra, ruvida, si assorbe tutti i condimenti, soprattutto il brodo. Piace a tutta la famiglia, soprattutto a Marco, perché la moglie non gliele fa mai. Un pochino, un pochino. No, tanta. Suppa gallorese is served piping hot. Ideally, it's no longer a soup and the bread has completely absorbed the broth. Già va bene. Ma ti prepara. Oh, ma niente, piano, sennò... Corre, volati, sennò ti tiro qualcosa in testa io. Comunque, vi dico una cosa. Il merito è del brodo e del formaggio, non vostro. For dessert, the gnoletti, which are now nice and firm, served on orange leaves. Dai, la foglia me la mangio io. Da, da buona. Hai visto?